Carissimi amici di Cultura Channel, benvenuti all'intervista con Jean Bruschini e questa sera abbiamo come ospite qui con noi Riccardo Magese che andremo a presentare. Nel frattempo vedrete, state vedendo qui sullo schermo l'iconcina che ci invita a iscriverci al canale YouTube di Cultura. Del progetto Cultura, quindi vedete qui sotto c'è anche l'iconcina, potete cliccare e vi ringraziamo, insomma, se farete questo. C'è anche il nostro indirizzo internet per programmare le interviste, per eventuali ulteriori commenti o comunicazioni. Ora partiamo con la sigla, dopodiché incontreremo Riccardo Magese. Devo scrivere anch'io, dai link. Eccoci qui. Allora, buonasera, benvenuto Riccardo Magese a Cultura Channel. Buonasera, buonasera a tutti, ti ringrazio sempre Gian per questi tuoi spazi straordinari che riesci a inventare, a ideare, veramente una grande lode a te per questa tua sagacia. Grazie a te di essere qui con noi. Tra l'altro, stavo leggendo un pochino su di te, mi stavo informando, a parte la distanza fisica, ma l'elettronica, le tecnologie ci avvicinano e ci rendono molto, molto vicini anche a livello non solo comunicativo, ma vedo anche a livello di interessi per quello che fai. Allora, autore, produttore, arrangiatore, sound design. Sei iscritto alla SIAE dal 1989, correggimi se sbaglio, e sei residente a Milano. Che si faceva l'esame. Ecco. Non si faceva l'esame. Non si faceva l'esame? Si faceva l'esame. Ah, si faceva l'esame all'epoca? Non Si fa più. Adesso si fa più. Perfetto. si paga e ti scrivi. Beh sì, l'importante è sempre pagare. Allora. Ormai siamo in una finanziocrazia, Allora, quindi. io sono membro a livello organizzativo, sono membro, a parte insomma, questa attività su cultura, l'organizzazione internazionale, ma sono membro del Creative Commons. Quindi invito, tra l'altro, per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore, a non iscrivervi alla SIAE, ma a tutelare i vostri interessi attraverso il Creative Commons. E questo per ovvi motivi. Comunque, per quanto riguarda Riccardo, e io ti ringrazio di essere qui, ho visto che insomma hai fatto tantissime cose, sei poliedrico, eh? Insomma ne fai Sì, di cose, perfetto. però c'è un filo rosso che collega tutto alla fine, un po', eh. Cioè, Perché? non ho mai fatto, per esempio, il manager bancario, non ho mai utilizzato il web e la tecnologia per spostare capitali, per esempio. Bitcoin, cose del genere, insomma. Non ho mai fatto il coroner per la verifica di delitti, ecco, no, giallistica. C'è sempre un filo su quello che faccio io un po' alla fine. Tanto vorrei passare l'indirizzo del tuo sito web, così insomma impareremo a conoscerti più da vicino. www.legendstudio.eu, giusto? Sì, quello diciamo che è il sito storico che io feci, l'ho fatto praticamente io quando ancora erano cose primitive i siti, cioè c'era AOL che spopolava, era AOL il Ricordo. sito più importante quando ho fatto il sito io, Mamma cioè mia, sì. lontanissimi da Google, lontanissimi da tutte queste realtà invece potenti che Amazon, non c'era nulla di tutto Non esisteva questo. nulla, noi siamo quelli che abbiamo visto praticamente sorgere Ah, l'Internet. assolutamente. Io vengo dall'Amiga, poi dall'Amiga dal VIC 20, quindi Infatti. figurati. Più che il Commodore 64, l'Amiga io, perché Io ricordo fu il che prima primo. dell'avvento di internet si usava oddio, in Francia lo chiamavamo Minitel, ma come si chiamava qui? Era un terminale praticamente che è Sì, video,
collegavi alla Sì. linea telefonica, ma costava dire Esatto. addio, ti Sì, costava senza immagini, senza senza immagini, immagini, sì. niente. Sì. Allora, vedo che. Quindi veniamo da lì, però questa tecnologia io non l'ho mai utilizzata per fare business, per fare, per fare, diciamo, per essere un consulente bancario, finanziario, non l'ho mai utilizzata per quello, forse a livello di portafoglio ho sbagliato Forse sì, sicuramente. però si fa sempre in tempo, si può sempre rimediare. Vabbè, insomma, Magari nel vabbè, giusto. metaverso. A proposito, Esatto. Però diciamo, non vengo mai da quei settori, cioè non volevo fare ragioneria, non volevo fare l'istituto per geometri, cioè, c'è sempre comunque un filo che mi ha portato. Io vedo certi personaggi che passano proprio di pane in frasca, vedo alcuni personaggi che proprio fanno gli artisti, poi sono medici. Iannacci era medico proprio era a tutti gli medico, effetti, era eh? chirurgo, Cioè, credo fosse. era un chirurgo a tutti gli effetti, assistente persino di Barnard, cioè passava proprio da una cosa all'altra. Non so come riusciva a gestirsi. Io Ma ho non lo conosciuto suo nipote, non ho conosciuto lui personalmente, però non riesco a capire veramente come riusciva, come certi personaggi riescano a gestirsi e gestirsi a fare. passare così da una cosa all'altra, proprio dall'A alla Z. Ecco, lui faceva queste battute, sembrava un comico demenziale, è stato il primo grande comico demenziale, ha creato la canzone demenziale, poi andava lì camice bianco, Bianco serissimo, serissimo, completamente serissimo, identico. tanto dicevano che era un medico serissimo proprio, Immagino. e lì, ma mi viene in mente anche Vecchioni era un professore rigidissimo di greco-latino, Sì. Vecchioni, Roberto Vecchioni, che era qua di Milano, al Beccaria, era un professore, io ho avuto gente che l'ha avuto come professore, era rigidissimo, poi dopo andava a fare, vabbè, forse lui letteratura, ma già c'è un po' più dentro, però era molto rigido come Ma professore. guarda, io ho conosciuto dei comici a livello, conosciuti, Ah, insomma, beh, di chiara fama, che adesso non certo. menziono per ovvi motivi, perché poi alcuni di loro, come tra l'altro anche Gérard Depardieu, per citarne uno, diciamo, fuori dall'Italia, ma ce ne sono altri in Italia che ho conosciuto di persona, che stavano a Milano, che mi dicevano che loro soffrivano di una grandissima depressione e che poi alla fine evitavano di incontrarsi con altre persone, stavano spesso da soli, eccetera. Sì. Allora, io vedo che tu, parliamo di Non Riccardo. capisco queste persone che fanno cose completamente diverse e poi le fanno con grande successo, un grande riscontro. Ma Guarda, no, Sean saranno Connery. eccezioni, credo che siano eccezioni alla Sean fine. Connery era un lucidatore di bare, Sì, per sì, cui insomma, voglio dire, cioè, in un lucida. panorama. Vabbè, però non è che lo facesse, penso che lo faceva per campare, credo. Magari prima. Ascolta, Magari prima. Io invece proprio. tu sei presente anche sui vari social, quindi sei su YouTube, Legend Studio EU, sei su Instagram, giusto? E Sì, sei su Facebook. Vedo che diciamo alla che alla fine, fine mi ci hanno tirato per il cappello più che per i capelli. allora, produttore, arrangiatore, sound design, ci parli di queste attività? Perché pure tu allora, cioè, riesci a integrare diverse cose che alla fine hanno un filo conduttore. Però insomma, alla fine, ma chi è Riccardo Magese? Ma che fa? Sì, nasce come sound designer, come creativo comunque, c'è la base di tutto, c'è una bella intervista che ha fatto Decadence, su Decadence, che ha fatto Impellizzeri, questo mio amico giornalista, che lui è proprio un'istituzione della musica elettronica e della musica italo disco, a livello internazionale. Lui mi ha fatto proprio questa intervista che è proprio un mio testamento, un mio diktat di vita. E alla fine, in quell'intervista che anche sul web, tra l'altro si può reperire, se tu metti il mio nome viene fuori questa intervista, e c'è veramente, da quell'intervista che ho fatto 2 anni fa, c'è proprio un fil rouge, un filo conduttore che trascina tutto, dalle mie diciamo, i primi passi liceali fino ad arrivare ad oggi. C'è proprio. Mi sono molto ritrovato sicuramente. E appunto tutto nasce comunque da questa
da questa voglia di creare, appunto, di creatività che probabilmente viene dall'indole, perché ognuno di noi ha più che un'anima, un'indole. Poi, mistificando e metafisizzando, facendo un discorso metafisico, si va sull'anima e si va su un discorso religioso, ma sicuramente dentro di noi c'è un'indole che non lo so se si può semplificare dicendo il DNA, facendo un discorso chimico. C'è comunque una predisposizione, c'è un maker che ognuno di noi ha. Sicuramente bisogna poi svilupparlo, bisogna poi affinarlo. Questo lo si fa nell'adolescenza, nei tempi della scuola, nei tempi liceali. E quell'indole comunque ti deve portare a fare in modo che tu possa sviluppare, possa realizzare le tue aspettative. Questo sicuramente, e spero che ognuno di noi lo faccia, cioè lo deve fare, deve trovare la sua, più che la sua anima, deve trovare la sua indole, il suo filo conduttore, il suo ritrovarsi, il suo realizzarsi. E E lui questo si secondo me è è. uno dei grossi problemi degli esseri umani. Al di là di tutto, schieramenti, ideologie, cioè l'individualità di ognuno di noi, cioè il veramente ritrovarsi e realizzarsi, al di là di tutto, al di là di fede, di religione, nella propria individualità sta la chiave di tutto. Se questi milioni di individualità si ritrovano, si sviluppano, si individuano, si indirizzano, sicuramente in questo pianeta si vivrebbe molto meglio, molto meglio. Invece purtroppo non è così. Non è così, molta gente si disperde, non capisce questo, si lascia imbavagliare, si lascia rimpolpare, trascinare da massiologie, da ideologie, Sì, e si disperde, probabilmente vengono fuori poi tanti problemi, chissà, tanti c'era problemi. il grande Vittor Hugo che diceva che il vero artista deve contenere la somma del pensiero del suo tempo. Ah, Chissà certo, quanto ci sì, sarà certo. di te, cioè di nostro alla fine o a livello genetico, chissà. Però, insomma, per condurci e mettere a nudo Riccardo Vangelis, perché attraverso questa intervista noi cercheremo di entrare, come fanno quelli con le costellazioni familiari, no? Con questo sistema psicologico, per cercare di far uscire fuori dalla persona che poi alla fine nessun artista lo sa il perché, cioè come si diventa artista. Abbiamo detto poco fa che non si sa quanto ci sia di genetico, quanto ci sia di nostro o di indotto attraverso la fede, la cultura, i geni e Ma via dicendo. è in noi È comunque, noi è dentro dall'inizio e basta. Allora, Riccardo, ma tu vedo che hai fatto un sacco di cose, in format radiofonico Sentieri di Celluloide con Gio e di noi. Sì, Daventi, su Radio sì. Padania, hai fatto poi tantissimi concept e Sì. anche delle collaborazioni interessanti con la Universal, la RT Music, Mediaset. E che ci dici di tutte queste collaborazioni? Che purtroppo molte sono state filtrate dal potere, dai poteri occulti. Ecco, per esempio, quella di Mediaset, appunto, che mi sovviene citare, che non era la collaborazione con Mediaset, la collaborazione era con Fininvest, perché io proprio iniziai a collaborare quando tutto cominciò e quando il cavaliere proprio no, non si interessava se non per motivi finanziari della creatura che stava facendo, Certo. perché lui l'ha creata a livello finanziario, gli ha dato una struttura imprenditoriale, ma tutto intorno hanno creato, hanno costruito, hanno costruito tanto i suoi collaboratori. Cioè, era molto marginale, diciamo, il suo Sì, interesse. moltissimo, moltissimo. E lì nasce la mia collaborazione in Fininvest, che poi si è andata via via un po' disperdendo quando poi è diventata Mediaset, perché quando poi è diventata Mediaset moltissime cose sono cambiate nella struttura, molte cose, e quindi lì sono entrati sciacalli, ballerine, nani, come si dice una volta, è entrato di tutto Di tutto e ed è di più. entrata nelle logiche di potere.
che sono poi convenzionali. Comunque all'inizio entrai con Fininvest e utilizzarono delle mie basi musicali che chiaramente non, a quel tempo non erano retribuite da, né dalla SIAE né da Commons Creative, non c'era nulla che venisse retribuito, perché dalla legge Mammì, come ben saprai, nel 91, 91 era dell'altro vecchissimo. secolo, Sì. dal 91 si regolarizzò un po' tutto. Io collaborai con Le loro. frequenze e via dicendo. Ecco, io collaborai con loro proprio in quei periodi lì, a cavallo dell'80, negli fine anni 80-91, quando non veniva retribuito. Appena c'è stato poi un discorso più verso Medias, quando si è espansa la cosa e quindi è diventata più economico-commerciale, chiaramente sono entrati grossi falchi che mi hanno un po' messo un po' da parte, diciamo. Però ho avuto queste soddisfazioni, sono tuttora in In edizione. edizione, Five, dimmi una cosa. che le edizioni si chiamano Five Records, sempre. Dimmi una Le cosa, edizioni Medias Riccardo. si chiamano Five Records. Allora, autore, produttore, arrangiatore, come definizioni, insomma, le conosciamo e sappiamo Sì. interpretare e capire, ma sound design, come si fa a abbinare questi due termini insieme? Design e sound. Che cos'è? Finalmente, come spesso mi succede, si arriva a un certo punto che io voglio sempre andare avanti, perché mi sono appassionato alla musica elettronica, perché era sempre un andare avanti, cioè c'è il mandolino, io voglio già andare oltre il mandolino, non mi fermerò mai al mandolino a mettermi lì a studiarlo, ad accordarlo. C'è il mandolino, io voglio già fare qualcosa che sia oltre il mandolino, o la chitarra, per esempio. Non avrò mai questo culto assoluto ed ecumenico di uno strumento. Io cerco sempre di fare qualcosa che vada oltre te, e sono stato fortunato in questo, perché quando io ho cominciato con questo fuoco proprio interiore che avevo, nascevano gli anni 80 con lo sviluppo dell'elettronica musicale, c'era questo accostamento dell'elettronica musicale che proprio era un vulcano in esplosione in quel periodo, e quindi io mi sono affascinato su questo e quindi sono andato avanti su questa linea, sempre dall'andare avanti, del perfezionare, e quindi alla fine mi sembra anche riduttivo oggi, con i mezzi digitali che ci sono, con le rivoluzioni digitali che sono state mostruose e spaventose che ci sono oggi. Definirmi solo un arrangiatore oggi è molto riduttivo, sinceramente, con quello che faccio io, perché ti metti lì, sei di fronte a questa console con lo schermo bianco, lì sei davanti con uno schermo bianco e ci sono miliardi di possibilità che puoi sviluppare in questo schermo bianco. Dimmi se sei d'accordo con questa affermazione. Ed ecco perché dico sound design, ecco perché Sound dico, design. è No, ma è interessante. proprio modellare il suono, creare il Modellare. suono. Creare la Perfetto. Che sonorità. diventa qualcosa di tangibile. Ma tutte queste tecnologie, noi viviamo in un'epoca in cui mai prima di ora l'uomo ha avuto a disposizione tanta tecnologia. Cioè, da un bambino di 2 anni, oggi noi assistiamo, vediamo ovunque bambini piccolissimi con varie tecnologie, già il telefonino in mano, comunque insomma delle cose, alla persona più anziana, tutti, bene o male, fanno uso di tecnologie, intelligenze artificiali e via dicendo. Però mai prima d'ora credo che l'uomo sia stato così lontano dalla comunicazione, così distante dalla comunicazione. Alla fine non si capisce se sia stato un default, una pecca delle tecnologie, o se sia l'uomo che non è in grado di saperle sfruttare, di utilizzare. E allora qui voglio dire, con tutto questo intreccio di tecnologie di cui si fa uso, alla fine il poterle c'è un filo conduttore, perché voglio arrivare a defuturibilità. Ok? Anzi, facciamo così, io faccio vedere direttamente la copertina, eccola qua. Qui sullo schermo vedete la copertina Riccardo Magese defuturibilità, che poi a livello concettuale questo termine così
quasi all'apparenza freddo e anonimo, sa designare, se capisco bene, la possibilità che un evento possa poi manifestarsi nel futuro, possa essere un evento sociale o politico. Ma tu che c'entri con questo? Ma io probabilmente alla fine si lega un po' tutto perché nella mia fase di arrangiatore tradizionale, quando si faceva proprio le canzoni pop, anche io ho fatto anche le canzoni pop, e anche in quello che è la nuova poetica di adesso, molto generazionale, che è l'hip hop, il rap, il trapper. Lì si usa la parola, si usa comunque la parola, la musica si accosta molto alla parola e io nel senso ho fatto anche queste esperienze sicuramente, non è che ho vissuto solo nelle ricerche, nella sperimentazione, mi sono anche avvicinato a questo. Lì si usa la parola, quindi usando la parola abbinata alla melodia, la messa in nota della parola con la musica. Alla fine mi sono sentito di dire anche lì andiamo avanti, andiamo oltre. Mi è venuto come uno scatto E parliamo di di un questo. impeto, anche lì un impeto. Allora, tu hai sposato hai sposato il suono. Abbiamo parlato di suono, di design, suono, eccetera. Il libro, questo libro, in realtà, io nella descrizione leggo che il suo punto forte sono i suoni, i rumori che ogni parola produce leggendola. Esatto. Tra l'altro so che questo libro, o comunque parte del contenuto di questo libro, è stato affisso, viaggiato anche all'interno di metropolitane. Sì, è stata fatta una promozione da Telesia, che l'ha scelto, l'ha selezionato, per fare una promozione di una settimana, tanto una settimana che per me è stata tragica, vabbè, tutto, alla fine è sempre così. La Perché? settimana del 14 e 21 febbraio 22. Perché Purtroppo in tragica? quel periodo mi è successo un lutto, No, cioè è venuto a certo. mancare mio padre e poi io ho preso questa influenza che in questi periodi è meglio non prendere, però non sono stato tanto bene e ho fatto subito il tampone, chiaramente, che oggi è subito di prassi. Per fortuna, appunto, era una normalissima influenza. Signori, guardate che ci sono ancora le influenze, i raffreddori, cioè, non sono sparite le malattie, eh? No, perché oramai appunto si parlava di questa grande tecnologia che c'è oggi, tutta questa importante tecnologia, per carità, che io prospettavo, poi alla fine tutta questa tecnologia, siamo nella medicina del 1700, eh? Siamo Siamo alla tornati indietro. medicina di Malpighi, siamo alla medicina di genere qua, eh. Cioè non c'è una sola malattia, ci sono tutte le malattie ancora nel mondo, eh. Tutti i miliardi di virus che ci sono nel mondo, sono tutti lì, non sono scappati. Non è che perché si dice Covid-19 ed è finita la pestilenza dell'umanità, le malattie ci sono ancora, esistono tuttora e sono comunque quelle maggiori. Le maggiori malattie, purtroppo ci sono malattie tremende ancora. Ma per quanto riguarda questa semantica, no? Dei Sì. suoni, delle parole, così bello. Allora, noi abbiamo avuto il piacere di averti con noi giovedì scorso e quindi in trasmissione, nel talk show, del giovedì sera su Cultura Channel. Molto apprezzabile, veramente. Grazie. Magari se ne fossero così nelle televisioni di regime, di mainstream, magari. Invece si sentono sempre le stesse cose, sempre le stesse persone, sempre le stesse sciocchezze nel mainstream. Invece nel tuo c'era un vento diverso, nuovo, c'erano persone poi di tante nazionalità. È straordinario, lì si vede proprio il regime che comunque stiamo vivendo anche noi. Non è che perché c'è queste finte libertà aneddotiche e sono libertà comunque che sono innescate in certi meccanismi. Siamo a posto, siamo tranquilli, tutto è fatto, noi siamo i buoni, siamo i belli. No, 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 ci sono dei regimi che sono sotterranei e tremendi anche da noi, cioè assolutamente. Ci sono dei regimi che sono. Assolutamente. Perché comunque non è che perché tu puoi avere lo spazio di nicchia, che però non si deve ammettere che ci sono comunque dei mainstream che
che Vabbè, ma sono. come abbiamo detto giovedì scorso, quando ne Ma parlavamo anche certo, ma certo. privatamente, tutto è condizionato da un Ma discorso tra il certo, ma marketing, lo certo. spazio, i costi, eccetera. Quando si fa in realtà, come facciamo noi, insomma, con i mezzi che chiaramente non sono quelli televisivi e costosissimi, e quindi voglio dire, si fa informazione pura, ognuno è libero e non è censurato, insomma, dice effettivamente quello che pensa. Cerchiamo di pubblicizzare questo libro. Allora, di futuribilità, dove si può trovare, di cosa parla, se puoi accennare qualcosa, Ma questo libro cosa appunto è non. nato perché questi miei scritti, che derivano sempre da questa ricerca anche di sonorità semantica, forse, appunto, siccome noi fonici, no, siamo lì che dobbiamo registrare, ti arriva una persona che deve mettere la voce su una melodia, su un'armonia, e lì con questo maledetto leggio che si deve leggere sempre il testo, può essere Pavarotti, può essere. Fabri Fibra, può essere chi può essere, alla fine sempre quello è, su un leggio che deve mettere delle vocalità su una linea melodica. Io ho voluto andare oltre, volevo andare oltre, mi sentivo di andare oltre, forse perché ero esasperato, perché quando si registra queste voci si mette veramente una marea di tempo, non è vero che si fa tutto con poi gli autotune, le diavolerie, chiamiamoli in modo più da rapportarsi anche Però adesso a chi non siamo è pure proprio curiosi, addentro in siamo queste pure curiosi. diavolerie. Non è che fanno tutto sulla voce, non è che uno ha una diavoleria che dice A e diventa Freddie Mercury. Ecco, questo non è così, non è così. Ci sono gli artifici sicuramente, però alla fine ci si mette una marea di tempo quando c'è di mezzo la voce anche perché l'artista poi lui vuole ripeterlo. Io veramente esasperato da questo, quando scrivevo, mi sono messo a scrivere anche dei testi classici, ho voluto anche lì, esasperato, forse mi è venuta questa voglia di travisare, di andare oltre questo senso armonico, melodico, e mi venivano questi scritti, mi sono sempre venuti dal 2005 e me ne venivano veramente tanti, si vede che era tanta la voglia di ribellione verso tutte queste ore passate a registrare queste voci, Quindi è una e queste sono raccolta. venute sono venuti degli, una bella, una bella un bel numero, insomma, di tutti questi scritti, sono Quindi è venuti una parecchi. raccolta di tracce poetiche. Esatto, allora alla fine poi ho trovato questo editore, che è un editore piccolissimo qua di Milano, che ha voluto omaggiare e degnarmi di questa raccolta che ha fatto in questo Ecco, libro. Riccardo Maggesi di Futuribilità Edizioni, chi è l'editore? Porto Seguro. Porto Seguro. È un'etichetta molto piccola, molto vivace comunque, c'ha un bel sito anche. Perfetto. Riccardo, se dovessi, come quando si chiede a un cuoco qual è il suo piatto forte, no? Per quanto riguarda di futuribilità, se uno ti dovesse chiedere, in particolar modo, sei più attaccato a un qualcosa di specifico di questo libro, c'è un qualcosa che più ti ha stimolato e che quindi vuoi. La prima, certo, apre il libro, è proprio la mia prima traccia poetica, che si chiama Un incessante, con uno col numero, un incessante, che è proprio la mia prima che ho scritto, che mi è venuta sul tram 12 della linea 12 di Milano, mi è venuta proprio così, e l'ho scritta proprio con la penna, perché quei tempi c'erano, sì, erano proprio agli inizi i cellulari, non c'era gli smartphone, però c'era questi cellulari, si poteva scrivere nella notte, però era troppo complicato perché erano piccoli tatti, e l'ho scritta all'antica con la penna, e quella sicuramente sono molto affezionato, anche perché poi è stata ripresa in un'altra raccolta che si chiama Se io fossi fuoco, l'hanno messa in questa raccolta di poesie che sono proprio tutte molto classiche, molto sinuose, molto ovviamente come poesie. Invece questa mia è qualcosa di diverso, è un accostarsi in maniera completamente diversa, però a questa sono molto legato, a questa traccia, che si chiama Un incessante, sicuramente.
stata messa in questa prima raccolta. Riccardo, l'ultima domanda che voglio farti è questa, importante. Vorrei sapere a cosa stai lavorando adesso, se stai producendo qualcosa di diverso, perché tu parlavi di evoluzione, quindi se c'è stata un'evoluzione ulteriore dopo aver maturato questo libro. Ma questo libro ha avuto questo grande riconoscimento da questo centro CISAT di Napoli, che è il centro italiano di cultura, con il professor Pasanisi, che è anche un centro di musicultura, di psicoterapia. E questo centro è molto attivo, fa molte attività. E ha fatto un premio di letteratura annuale in cui ho vinto il primo premio per la poesia inedita, che è la prima volta in vita mia che vinco proprio un premio. Ero arrivato secondo a un festival in Svizzera, ma vinto proprio io con una cosa mia, mai. Quindi, Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo, abbiamo approfittato di te, tant'è che siamo andati anche oltre con il tempo, ma ci ha fatto piacere averti qui. Ringraziamo te, ringraziamo anche tutti gli amici telespettatori che ci incoraggiano e che continuano a seguirci, perché voglio dire, seguire perché questo è un canale straordinario. grazie Riccardo, oggi stesso ci ha scritto un'altra emittente italiana. Facendoci complimenti. Noi ringraziamo tutti voi, Meritatissimi. vi aspettiamo il giovedì sera con il talk show che si chiama Va Pensiero, è una rubrica culturale internazionale multilingue in cui artisti di tutto il mondo si confrontano e poi c'è questa rubrica registrata che è l'intervista. Grazie a tutti per averci seguito fin qui, ringraziamo Riccardo Maggese. E vi aspettiamo e chiaramente registratevi al canale. Grazie a tutti, buonasera. Tutti, seguiteci.